Sun Tzu disse: di solito chi ha occupato per primo il campo di battaglia e attende il nemico è riposato. Chi invece arriva più tardi e si impegna all'ultimo momento nella battaglia è affaticato. Per questo il generale esperto non va, ma fa in modo che sia il nemico a venire, non si lascia condurre da lui. Per indurre il nemico a muovere gli si deve prospettare un vantaggio, per scoraggiarlo fargli temere un danno. Quando il nemico è riposato devi essere in grado di stancarlo, quando è ben nutrito di farlo morire di fame, quando è rilassato di indurlo a muoversi. A pari luoghi dove sarà obbligato ad affaticarsi per raggiungerti in fretta, dirigiti rapidamente dove non se lo aspetta. Puoi marciare anche per mille lì senza stancarti, se ti muovi dove il nemico non c'è. Per essere certo di conquistare la zona dove hai impegnato battaglia, attacca un punto che il nemico non difende. Per essere certo di tenere ciò che difendi, attestati dove il nemico non può attaccare. L'attacco migliore è quello che non fa capire dove difendersi. La difesa migliore è quella che non fa capire dove attaccare. Muoviti con rapidità senza lasciare traccia. Quasi fossi evanescente, meravigliosamente misterioso, impercettibile, sarai padrone del destino del nemico. Sun Tzu disse: l'avanzata inarrestabile si getta nei varchi del nemico, la ritirata inafferrabile è data dalla massima velocità. Se voglio ingaggiare battaglia contro un nemico saldo in difesa dietro alte mura e profondi fossati, attacco un obiettivo che di sicuro dovrà difendere. Così non potrà evitare di uscire per muovere al contrattacco. Se invece voglio evitare di ingaggiare battaglia, inganno il nemico con fattori di diversione. Così non muoverà contro di me, neppure se gli indicassi la strada disegnata sul terreno. Sun Tzu disse: induci il nemico a schierarsi, ma nello stesso tempo tieni l'esercito unito. Così le tue forze saranno concentrate e le sue divise. Se concentriamo la forza mentre il nemico la divide in 10, posso usare tutta la mia forza per attaccare soltanto una parte della sua. In questo modo gli sarò sempre superiore di 10 contro 1. Avendo più uomini per sconfiggere chi è in inferiorità numerica, potrò ridurre il numero di soldati da mandare in battaglia. Se il nemico non sa dove attaccherai, dovrà prepararsi ponendo piccoli presidi dappertutto. E poiché i presidi sono isolati, ti basteranno poche truppe. Un fronte forte significa una retroguardia debole. Una retroguardia debole significa che il fronte è più vulnerabile. Essere forti a sinistra significa essere attaccabili a destra. Rafforzarsi a destra significa rimanere scarsi a sinistra. Se poi ci si divide dappertutto, si sarà deboli dappertutto. Chi ha poche truppe è obbligato a grandi preparativi di difesa. Chi ha un forte esercito costringe il nemico a prepararsi contro di lui. Se sai il luogo e il momento della battaglia, le tue truppe potranno marciare anche per mille lì, ma si incontreranno sul punto di raduno. Se non sai né il luogo né il giorno della battaglia, sappi che la tua ala sinistra non sarà in grado di aiutare l'ala destra, né la destra la sinistra. L'avanguardia non sarà in grado di sostenere le retrovie, né le retrovie di sostenere l'avanguardia, anche nel breve spazio di poche decine di lì. Sebbene io sappia che le truppe di UE sono molto numerose, dubito che questa superiorità sia di effettivo vantaggio rispetto al risultato. Il numero non dà vittoria certa, per questo affermo che la vittoria deve essere creata. Sun Tzu disse: se il nemico prevale numericamente, devo evitare di impegnarlo. Perciò cerca di anticipare i piani del nemico e individua i suoi punti forti e deboli. Potrai decidere quale strategia usare per avere successo e quale no. Disturbalo con azioni improvvise. Spingilo a muoversi e studia il tipo di azione che adotta per fronteggiarti. Intanto tieni a riposo il grosso delle truppe. Individua le sue posizioni, così conoscerai il terreno della vita e della morte. Compi azioni limitate e individua i punti in cui è più scarso, ovvero il suo pieno e il suo vuoto. Sun Tzu disse: la tua formazione sia senza forma. In questo modo anche le spie più abili non avranno nulla da scoprire. Né un esperto potrà elaborare una strategia efficace contro di te. Sun Tzu disse: la forma che vince i molti non appare ai molti. Dopo la vittoria la mia forma sarà palese a tutti. Prima della vittoria nessuno sa la forma che impiegherò. Perciò la forma che fa conseguire la vittoria non è ben definita, ma muta ogni volta. Ricorda, un esercito può essere paragonato a un fiume, perché proprio come il fiume evita le alture e si precipita nella vallata. Altrettanto devono fare le truppe, scansare il pieno e colpire il vuoto. Come la conformazione del terreno determina il corso del fiume, così il nemico la vittoria. Come il fiume non ha corso costante, così la forza non ha forma costante. Perciò chi è capace di conseguire la vittoria adattando la tattica della situazione del nemico può dire di possedere un'abilità superiore. Possiamo concludere tutto con una semplice frase. Dei 5 elementi nessuno è predominante, delle 4 stagioni nessuna dura in eterno, delle giornate alcune sono lunghe e altre corte, e la luna prima cresce e poi cala.